e venne il giorno a Cannes del tanto atteso Tarantino's Day con il suo Inglourious Basterds, di cui si va favoleggiando da più di un anno. La storia a cui girava intorno Quentin, una specie di favola violenta che comincia con C'era una volta nella Francia occupata dai nazisti, ha preso 10 anni per decollare e racconta la missione di un manipolo di ebrei di tutte le nazionalità capitanati dal luogotenente Aldo Reine, uno splendido Brad Pitt che ricorda Lee Marvin di Quella sporca dozzina e Marlon Brando del Padrino, che contraccambiano con uguale crudeltà le efferate epurazioni delle truppe tedesche con a capo il feroce colonnello dell'SS Hans Landa, Christoph Waltz, dotatissimo per le lingue e per lo spettacolo, soprannominato il cacciatore di ebrei.